Il sindaco di Sassano, Tommaso Pellegrino, ha presentato formalmente la candidatura di Sassano per una tappa del Giro d'Italia 2014. In particolare viene avanzata dal primo cittadino la richiesta di far partire proprio dal comune di Sassano una tappa del Giro. Il sindaco Pellegrino non si limita quindi a chiedere che la carovana del Giro d'Italia possa solo attraversare il Vallo di Diano, ma si dichiara pronto a far sì che la stessa possa sostare nel comune da lui amministrato. Dopo gli ultimi scippi subiti dal nostro territorio, ha dichiarato il sindaco Pellegrino, dobbiamo ambire a ricostruire la nostra identità ed in particolare dobbiamo dimostrare di avere la forza e l'ambizione di poter realizzare anche grandi eventi come quello del Giro d'Italia. Oltre al prestigioso evento sportivo, scrive Pellegrino, avere una tappa del Giro d'Italia certamente rappresenterebbe per Sassano e soprattutto per l'intero Vallo di Diano una grande occasione di sviluppo, in quanto verrebbero coinvolte ed interessate la maggior parte delle realtà produttive e commerciali del territorio. La tappa del Giro rappresenterebbe uno straordinario volano di sviluppo turistico, in quanto sarebbe un'importante occasione per far conoscere e promuovere il Vallo di Diano, con le tante risorse paesaggistiche, naturalistiche, culturali, architettoniche e agroalimentari. Manifestazioni prestigiose come quella del Giro d'Italia, continua il primo cittadino, rappresentano una grande e unica occasione per portare alla ribalta nazionale realtà come la nostra. Tra qualche giorno saranno comunicate le scelte ufficiali di RCS per la definizione del percorso del Giro d'Italia 2014. Confido nella straordinaria sensibilità e capacità del patron del Giro, Mauro Vegni, e dei suoi collaboratori e sono certo, conclude Tommaso Pellegrino, che Sassano ed il Vallo di Diano saranno capaci di accogliere con entusiasmo e partecipazione la storica e prestigiosa manifestazione.